Mi scusi, signorina, ma sta cercando il principe azzurro? Sempre favolosa, buonanotte. Aspetta un attimo. Guardami bene. Mi stai guardando? Ti sembro una principessa? No, non sono una principessa, no. Secondo te ti sembra uno che sta ancora aspettando al castello che viene il principe e la viene a salvare? Da mo che me ne sono andata dal castello io. Io mi sono sempre salvata da sola, non ho mai aspettato a nessuno. Io sono una guerriera, ma no perché tengo questa addosso, no perché sono una judoka, no perché ho calpestato tanti tatami, ho fatto tanti incontri, ho vinto tante gare, no. Io le battaglie, le guerre più importanti le ho vinte nella mia vita, quelle di tutti i giorni. E alla luce di questo hai capito, mo, che i principi non sono per me, i principi sono per le principesse, per le femme fatale, per quelle che riescono con due sguardi seducenti, un po' di ammiccamenti, un po' di voce calda e due movenze a conquistare un uomo. E io come non faccio di un uomo che si fa conquistare così? Mi serve un uomo, mica un bambolotto. Ecco perché voglio il guerriero, perché il guerriero sceglie, non si fa scegliere. Il guerriero combatte. Il guerriero sa quello che vuole, ma i guerrieri sono abituati alle battaglie difficili e di guerrieri ce ne stanno pochi, proprio perché oggigiorno, diciamoci la verità, le battaglie sono diventate molto molto facili, quasi inesistenti. Perché poi uno punta a qualcosa di vero e può mai riprendere qualcosa di vero con la menzogna. No, per carità. E allora, ecco perché, meglio soli. Buona vita.